TG Veneto News 24, buon pomeriggio. Il duplice omicidio di paese nel Trevigiano, questa mattina l'interrogatorio dell'uomo che ha ucciso il fratello e la cognata, ha scelto il silenzio davanti alla giudice, si è avvalso della facoltà di non rispondere, molti punti oscuri ancora da chiarire, la difesa intanto sta valutando la richiesta di una perizia psichiatrica, parla anche il fratello dell'assassino, per me Massimo è morto, le sue parole, polemiche per la pistola, poi che deteneva anche se non lavorava più come guardia giurata. La RSA degli orrori a San Donà di Piave, la procura su segnalazione di alcuni familiari adesso sta indagando su altri 5 anziani deceduti in circostanze poco chiare. Dopo il primo filone delle indagini, i 4 operatori sociosanitari arrestati poco più di un mese fa, altri parenti di ospiti deceduti nella struttura hanno chiesto a gran voce dunque di indagare. La procura, dopo aver dato l'ok, l'autopsia sul corpo di un'anziana, sospettando che le violenze subite fossero legate alla morte, ha deciso di fare una ricognizione sulle cartelle cliniche dunque di altri 5 anziani. Nei giorni scorsi intanto gli avvocati dei 4 arrestati hanno depositato il ricorso in Cassazione contro la decisione di non scarcerarli. Il veronese Nicola Dell'Acqua è il nuovo commissario straordinario per l'emergenza idrica. Il direttore di Veneto Agricoltura è stato nominato dal Consiglio dei Ministri e resterà in carica fino al 31 dicembre 2023 con possibilità di rinnovo per un altro anno come previsto dal decreto siccità, al fianco della cabina di regia coordinata da Matteo Salvini. È stilato anche un elenco di 15 opere e inviato al Ministero delle Infrastrutture per ottenere i finanziamenti. La Regione ha chiesto a Roma 162 milioni di euro per il Polesine. Alle 1:20 circa della notte scorsa a Schio è divampato un incendio all'interno di un'abitazione disposta su 3 livelli. Una famiglia di 5 persone, tra cui 2 minori, sono rimasti leggermente feriti e intossicati dal fumo sprigionatosi nel rogo. I vigili del fuoco sono accorsi da Schio con i rinforzi dei volontari di Tiene e dell'autoscala giunta dal comando di Padova. Hanno iniziato le operazioni di spegnimento che hanno riguardato tutta l'abitazione, l'intera famiglia evacuata prima dell'arrivo dei soccorsi, è stata presa subito in cura dal personale sanitario del SUEM. A Padova ora per l'ennesima truffa ai danni di un anziano, un 87enne ex alpino che però ha capito il raggiro e ha permesso anzi l'arresto del suo truffatore, un 34enne di Napoli che è già denunciato per reati analoghi, si era finto maresciallo dei carabinieri. La truffa già nota alle forze dell'ordine con il modus operandi del finto incidente da parte di un familiare. È fondamentale anche l'apporto dei carabinieri che in questi mesi hanno effettuato più di 130 incontri tra parrocchie e amministrazioni comunali, coinvolgendo 4.000 cittadini padovani contro le truffe. Era l'ultima notizia, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.